Allora, il prossimo oratore è Ilario Costaiola dell'Università di Firenze, che ci parla di anomalie geogeniche di assieme con i sistemi fluviali, il caso della Toscana meridionale. Bene, buongiorno a tutti. Parlerò di assieme con i sistemi fluviali, il caso della Toscana meridionale. Parleremo di zone costiere, di Mar Mediterraneo, che sono due zone che sono particolarmente importanti dal punto di vista ambientale, ce lo ricorda anche Horizon 2020 dell'Europa. E dunque, tanto per far vedere che parlare di anomalie naturali, anomalie geogeniche, può avere un senso nella nostra zona, dalle nostre parti, vi faccio vedere questa carta. Queste sono le principali cinture a mercurio presenti nel mondo e la principale delle principali cinture a mercurio è centrata giusto appunto sull'Italia. Alma Delle, Monte Meata, Ivrea sono le tre più grandi miniere di mercurio al mondo e noi nel Mediterraneo mediamente mangiamo un pesce molto più ricco di mercurio rispetto a quello che proviene da altri mari. Quindi, in accordo con quello che diceva prima il professor Cremisini, in qualche modo alcune aree, la parte della medicina che poi ci riguarda, sono fra di loro, la geomedicina ha un senso. Stessa cosa per quanto riguarda l'arsenico, vedete c'è una forte anomalia in sole e acque centrata sull'Europa. Allora, quello di cui vi voglio parlare oggi è vedere se ci sono state degli flussi di inquinanti nella zona del Mediterraneo, in particolare nella Toscana meridionale pre-antropocene, perché quello che ci interessa è evidenziare degli analoghi naturali, cioè casi di inquinamento naturale vecchi, e cosa che ci permette di superare un limite fisico della sperimentazione in laboratorio che non può durare più di qualche giorno, un mese al massimo degli anni. Invece avere delle anomalie naturali, questo ci permette di prevedere a lungo termine quello che può accadere nelle anomalie che può produrre l'uomo. Allora vi parlo di una di queste, siamo in Val di Pecora, Val di Pecora in Toscana meridionale, prende il nome dall'omonimo fiume e nasce a Massa Marittima, sboccia a Follonica nel golfo omonimo e siamo nel bel mezzo della Toscana mineraria, ma nella zona della Val di Pecora non sono note mineralizzazioni degne di nota. Non sono note mineralizzazioni, ma quest'area ha una vocazione mineraria e metallurgica antichissima. Si parte dagli Etruschi, si continua nel Medioevo e si continua anche nel secolo scorso quando Montedison, tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, costruisce al Casone, vicino a Follonica, un impianto molto virtuoso dal punto di vista industriale in cui si sfrutta la pirite che viene coltivata nei giacimenti toscani dell'entroterra, perché questa pirite viene appunto arrostita nell'impianto, si utilizza questa reazione, più o meno si produce acido solforico dalla pirite, è stato uno dei primi impianti al mondo a farlo, e in questa prima fase si produce come scarto i grossi di ferro che però non vengono buttati via ma vengono mandati a Piombino nelle acciaierie. Dunque, intanto per fare una cronistoria di quello che sappiamo sull'arsenio in questa zona, verso la fine degli anni 90 si fanno delle analisi nell'impianto del Casone, si scopre che c'è tanto arsenico, è normale, in quella zona c'è passata tanta pirite, la pirite della Toscana meridionale è una pirite arsenicale come succede in tantissime parti del mondo, però già nei primi anni 80, per altri motivi peraltro, cioè cercando l'oro in Toscana meridionale, la Rimin trova che nella zona centrale della Val di Pecora, quindi vedete nella zona di Valpiana, presa tra Massa Marittima e Follonica, è centrata una grossa anomalia di arsenico con delle concentrazioni piuttosto alte. Prima Cremisini vi faceva vedere quelle che sono le concentrazioni medie terrestre, intorno ai 10 mg, chilogrammo o ppm, è la stessa cosa, e qui vedete che le concentrazioni sono decisamente superiori. Che ci fosse tanto arsenico in questa zona si era scoperto, l'avevano scoperto però anche Leone e Sartori verso la fine degli anni 90, andando ad analizzare dei sedimenti marini, e quello che vedete è quello che hanno trovato loro. Queste in realtà sono queste isoline, sono linee di anomalie, sono in due sigma dal fondo, e trovano anche qui tanto arsenico in questa zona di mare.
Fin tanto che verso i primi anni 2000 l'ARPA della Toscana fa una ricerca in questa zona, trova un'anomalia ben più vasta rispetto a quella centrata sul casone, che chiaramente ha un'origine antropica, e trova un'anomalia estesa in estensione e in intensità con una distribuzione un pochino singolare, poi magari se c'è tempo su questo ci ritorneremo, cioè molto definita, sembra seguire un pattern, una distribuzione abbastanza strana, diciamo così, la trova in suoli superficiali e a quel punto noi iniziamo a lavorare in quest'area e questa brutta cartina però molto rigorosa dal punto di vista statistico, vediamo che questa anomalia si estende in realtà dalla costa fino verso Massa Marittima, lo vedevamo prima, con delle concentrazioni che possono arrivare fino a 1000-1200 parti per milione, 1000-1200 mg, e con un'estensione di qualche decina di chilometri quadrati. Per quanto riguarda poi la terza dimensione, nel 2010 viene fatto un sondaggio vicino a Follonica, che è stata una zona alla botte, per circa 150 metri, e come vedete per i primi 90 metri si trovano concentrazioni anche qui molto alte, comprese tra qualche centinaio e 1000 ppm, quindi veramente tanto arsenico. E nasce un caso della Val di Pecora, un caso molto preso dalla... si cerca di capire chi ci ha messo tutto quell'arsenico lì, si dà colpa all'attività metallurgica, agli etruschi, no, è colpa nostra, un caso che nei primi anni 2000 ha occupato la cronaca locale e anche quella nazionale. Continua a occuparla, ho preparato questa relazione, sono andato a vedere un po' cosa diceva la rassegna stampa, giusto appunto un anno fa si discuteva ancora su questo punto a Follonica, sull'origine dell'arsenico, e il problema però, come vi dicevo prima, da affrontare oggi è capire come si fa a capire quando una cosa è naturale da quando è antropica. In certi casi è semplicissimo, il fumo che viene da questa parte oppure da un vulcano, ma nel caso di territori che sono antropizzati da almeno 3-4 mila anni, questo non può, qualche volta non è semplice capirlo. Innanzitutto c'è da fare due punti in croce. Noi abbiamo provato a fare un calcolo, diciamo così, molto conservativo. Se prendiamo la zona del casone e prendiamo un'estensione di circa 6 km quadri, che è molto più piccola rispetto a quella che abbiamo visto che è colpita da questa anomalia di arsenico, prendiamo soltanto 500 ppm, che è una sottostima di quanto in realtà c'è in concentrazione solo per 6 metri, questo volume qui contiene in massa 10 alla quarta tonnellate di arsenico. In un lavoro relativamente vecchio ma ancora molto molto preso in considerazione, molto realistico, ma Maciullato nel 2000 ci dice che l'antroposfera cede alla pedosfera in un anno 10 alla quarta tonnellate di arsenico, il che significa che se anche l'uomo è molto bravo qualche volta a inquinare, qualche volta la natura lo supera e tutta questa quantità di arsenico è incompatibile con la produzione che c'è stato nell'impianto di Scarino. Allora, come fare a capire qual è l'origine dell'anomalia in quella zona? Chiaramente in una zona, come vi ho detto, molto antropizzata, abbiamo cominciato a cercare di capire quali potessero essere i contributi, anche quelli dell'uomo antico. E avete visto i giornali prima, gli etruschi, davano la colpa agli etruschi, non è una trovata giornalistica, gli etruschi erano dei metallurgisti formidabili. Questo accumulo di scorie è una fotografia del Golfo di Baratti, siamo vicino a Follonica, e non l'ha prodotto l'uomo moderno, non l'hanno prodotto gli etruschi, e qui sotto adesso c'è il parco archeologico di Populonia, questo cumulo di scorie fatte appunto dagli etruschi che trasportavano il minerale dall'Elba nell'entroterra, e è stato poi coltivato durante il periodo fascista per tirarci fuori il ferro, fortunatamente, perché poi sotto c'è stato scoperto il parco archeologico. Dunque, abbiamo studiato le scorie etrusche, anche quelle medievali, in particolare quest'ultima, per riuscire a capire qual è forse la speciazione dell'arsenico. Sappiamo che l'arsenico, durante le fasi di arrostimento e di preparazione del materiale nella metallurgia antica, veniva riscaldato tutto questo materiale, veniva, come si dice, arrostito. Una parte dell'arsenico veniva quindi come ossido liberato in atmosfera. Abbiamo ricostruito questa chimica e
e abbiamo fatto una stima della massa di arsenico utilizzata dai lavori antichi. Abbiamo fatto una stima e anche qui in caso abbiamo fatto un'ipotesi molto conservativa, abbiamo supposto che tutto questo arsenico ricadesse per terra, quindi come se ci fosse una campana di vetro sulla Val di Pecora, e producesse un'anomalia di un metro di 500 ppm. Ecco, quello che viene fuori è che l'anomalia sarebbe grande come quei quadratini viola che vedete qui. Quindi sostanzialmente da questo si può concludere che tutti i lavori fatti in passato non hanno avuto un impatto rilevante in questa zona. Un discorso del genere abbiamo fatto anche per quanto riguarda l'industria chimica moderna, la possibilità che l'arsenio sia stato introdotto in questa zona attraverso l'agricoltura, l'utilizzo di pesticidi, di fertilizzanti. Anche qui i risultati non ve li mostro per brevità, ma sono analoghi, cioè il ruolo antropico sembra essere marginale. Quindi qual è l'origine dell'arsenico nella Val di Pecora? Allora, siamo geologi, abbiamo ricostruito la geologia della Val di Pecora, eccola qua. Quello che vedete qui a sinistra in blu è il corso attuale del fiume Pecora. Mentre nella parte centrale, qui dove c'è questa parte che adesso vi faccio in arancione, c'è una conoide, una paleoconoide, che secondo noi è una conoide del Paleopecora, scaricata dal fiume, e se si fa una sezione, quello che vediamo è proprio questo, la Val di Pecora è proprio un catino, dove sopra ci sono dei sedimenti recenti, e la parte centrale della valle è occupata proprio dai sedimenti di questa monoide, e poi a tetto chiude questa sequenza di travertino che grosso modo ha 200.000 anni, e peraltro quello che è stato utilizzato in parte per costruire l'uomo di massa marittima, che è appunto veramente molto bello. Allora vi faccio vedere come è distribuito l'arsenico in tutti questi sedimenti, e quello che colpisce e che c'è un controllo, un fortissimo controllo litologico dell'arsenico, è sostanzialmente localizzato nella monoide e nei travertini di tetto, mentre tutte le altre unità che affiorano in questa zona sono prive di, o quasi, o hanno concentrazioni che sono confrontabili con quelle che sono i valori crostali. In Toscana si stima che il valore medio sia leggermente più alto, intorno alle 15 ppm. E quale può essere l'origine di questa arsenico? Quindi per capire l'origine dell'arsenico bisogna capire l'origine della monoide. La monoide si presenta così, e come vedete ci sono anche dei ciottoli all'interno di questa monoide, noi li abbiamo studiati, abbiamo visto che sono mineralizzati, e andando al microscopio elettronico, analizzandoli, troviamo che questi minerali contengono tanto arsenico dell'ordine del per cento in peso, quindi veramente tanta, tanta roba, tanto per riparare di tornare all'unità di misura sottolineate prima. Dunque, cosa ci fa tutto questo arsenico lì? Da dove veniva? Allora, siamo andati a vedere un lavoro fatto da un geologo molto famoso in Italia, si chiamava Don Giorgi, fatto dagli anni 50, pubblicato tra gli anni 50 e gli anni 60. Giorgi era lì per altri motivi in realtà, ma aveva studiato tutto il bacino del Pecora, e secondo lui questo bacino qualche migliaio di anni fa, qualche decina di migliaia di anni fa, doveva essere più ampio, comprendere un'area più estesa verso l'entroterra, e comprendere in particolare, ora forse voi questi nomi vi dicono poco, ma Niccioleta, Campiano, Prata sono i principali giacimenti minerali della Toscana meridionale. Quindi la nostra opinione è che il Paleopecora abbia drenato, eroso la parte sommitale di questi giacimenti minerali, giacimenti che sono stati peraltro coltivati fino a una ventina, 20, 30 anni fa, quindi abbia eroso questa parte sommitale e l'abbia scaricata poi in una zona costiera, e producendo quell'anomalia che vi dicevo, e poi producendo un lago di travertino dove questa anomalia è stata poi trasferita anche ai travertini. E mentre stavamo lavorando a questo, è venuto fuori questo studio fatto da dei colleghi del CNR di Pisa. Loro in realtà hanno studiato la Val di Cornia, che è la valle immediatamente a nord della Val di Pecora,
hanno studiato quest'area per tutti altri motivi, però loro in realtà l'hanno studiato perché stanno cercando delle anomalie geotermiche dell'arterello per sfruttare la geotermia. E quello che hanno fatto dei sondaggi in tutta questa zona. Questo esperimento è stato replicato da alcuni scienziati danesi nel 2008 e sostanzialmente hanno visto che ci stavamo sbagliando e che sì, l'arsenico 5 può entrare nella calcite, ma l'arsenico 3 in realtà no, è quasi termodinamicamente impossibile che lo possa fare. E ora non vorrei che tutto questo sembrasse magari ai giovani semplicemente un esercizio clinico accademico, cercare di capire se il 3 e il 5 entra nella struttura. In realtà posso assicurare che non è così, l'arsenico 3 è molto più tossico del 5, è molto più mobile del 5, quindi si riesce anche a purificare peggio le acque che contengono arsenico 3, quindi trovare una trappola per l'arsenico 3 ha anche delle implicazioni dal punto di vista tecnologico. Allora, quello che abbiamo fatto è abbiamo cercato di far fare il lavoro sporco a dei batteri, li abbiamo presi qui vicino a Viterbo, batteri che erano abituati a vivere in ambiente ricco di arsenico e a precipitare calcite. E questo esperimento è stato ospitato e in parte finanziato dal synchrotron di Chicago, da Argonne, e questi risultati peraltro sono arrivati più o meno un mese fa, e quello che vediamo è che i batteri di tempo riescono a mettere l'arsenico 3 nella calcite. E se lo vedete, quello spettro blu, cioè quel doppio picco che vedevamo anche prima, che indica che sia l'arsenico 5 che l'arsenico 3 entra nella struttura. E questo esperimento è stato fatto dando da mangiare ai batteri soltanto il 5 all'inizio, al tempo 0. Quindi loro hanno prodotto l'arsenico 3 e l'hanno messo nella struttura. Stiamo continuando a lavorare per capire come ottimizzare la calcite come trappola, ma non c'è tanto spazio, quindi non vi spiego cosa stiamo facendo. Volevo soltanto sottolineare che le anomalie geogeniche naturali per chi ci vive sono una rogna, ma dal punto di vista scientifico possono avere un certo interesse. Bene, ringrazio.